Pioggia TV. Pioggia TV. It's fantastic. Pepe Nero, uno dei locali più amati e frequentati di Sottomarina. Questa splendida location ha fatto da cornice alla premiazione del torneo di calcio a 5 campioni, ma soprattutto ha eletto la sua miss nel corso di una serata ricca di spettacolo e divertimento. L'evento è stato organizzato da HP Communication, con Franco Nardo che ai nostri microfoni racconta il programma della serata. Allora, siamo pronti per l'inizio di questa grande serata, Miss Pepe Nero, ma anche conclusione del torneo campioni. C'è Franco che vuole scappare con la coppa? No, bevo il brodo di solito. Ah, di solito? Sì, perché alla ma sera... Ma tu pensa? Sai che la sera quando... Sta leggeri. Tu lo sai, quando raggiungi una certa età, per esempio i 40 anni, no? Sì. Tu festeggi il compleanno stasera? Stasera, 40, tu pensa. Hai una coppa anche per me? Complimenti. Grazie, 40 anni, grande. Beh, giù le mani. Ecco, dicevo, di solito si beve il brodino perché la sera bisogna... Più leggeri. Sì, esatto. Tu hai problemi alla prostata? Ah, come no? Tu prostiti? Dopo la 40 anni prostato, certo. Giusto, bravo. Ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. Sì, stavi dicendo? No, dico, finale del torneo campioni è stato un super torneo. Belle tappe, ci siamo divertiti molti. Sei divertito? Tantissimo. Sei divertito, complimenti. Ho fatto l'ultras. Ma dai. Ma ti giuro. È stato un grande torneo, bisogna dirlo. È stato un torneo stratosferico. Sì. Tanto che mi ha chiamato Galliani, ha detto che il prossimo anno vuol venire anche lui. A giocare, anche perché al Milan non si diverte più. Mi vende Borriello. Però. Tanto vende tutti, quindi uno più non c'è problema. No, volevo chiedere, ma stasera abbiamo anche le premiazioni, ma abbiamo anche Miss Pepe Nero. Esatto, però. Questa sera abbiamo Miss Pepe Nero. Adesso giustamente le persone non riescono a vedere quanta gente c'è qua stasera perché Daniele sta inquadrando noi. Però poi faremo vedere a casa. Ah, ecco. Quindi si mette quello che si chiama in gergo contributo. Ah, contributo. Ma non è in denaro. No, contributo video. Video perfetto, molto, ecco, bene. Quindi vedranno il contributo della gente. Benissimo, quindi ci sarà questo contributo e potranno vedere quanta gente. Perché ridi? No, a prescindere. Certo, benissimo. Ti stimo quando parli così. Molto non ti bene. Seguo, ma ti stimo. Ok. E quindi potranno vedere la gente, ovviamente già numerosa qui questa sera prima di cominciare, e vedranno le 14 miss che parteciperanno a Miss Pepe Nero. Io farei, ti do una. Sì, un'anteprima dentro gli spogliatoi? Bravo. Ma bravissimo. Guarda, io ci vado subito, ci vediamo dopo. Bravissimo, allora. Okay. Ci stanno cambiando? Spero siano un po' mezze nude, si può? Sono tutte nude? Ma che bello! Vengo anch'io, mi andiamo. Butto nel mezzo. Perfetto, a dopo, ciao! Siamo con Giulia nell'imminenza, diciamo così, dell'inizio della sfilata. Allora, c'è tensione dietro le quinte o siete belle rilassate? Siamo rilassate, dai. L'unica roba, c'è un gran caldo che nella telecamera non si percepisce, ma qui dentro fa un caldo pazzesco. Sì, sì. Quindi no, non vedi l'ora di uscire? Sì. Perfetto, quindi sei già pronta, bella carica? Certo. Tu parti con il numero uno, quindi sarai l'apripista. Esatto. Devo dire che mi trovo particolarmente a mio agio in mezzo a tutte queste donne, è un piacere, devo dire, lavorare, mai come questa sera. Allora continuo la conoscenza, abbiamo la numero 8 che si chiama? Martina. Martina, che qui notavo, si dice ogni riccio un capriccio, tu devi essere una ragazza difficile da prendere, in genere, a prescindere. A volte sì, a volte no. A volte sì, a volte no, dipende da che cosa. Esatto, sì. Erano 14 le ragazze provenienti da tutto il Veneto per conquistare il titolo di più bella. È stato un trionfo di sorrisi, simpatia, originalità, ma anche sensualità. La giuria, particolarmente attenta alla passerella delle miss, ha votato più belle della serata la 25enne di Chioggia, Alessia Penzo, la bionda Giulia Azzi, ed ha poi incoronato Miss Pepe Nero la bellissima Raluca Coyosean, di origine rumena, ma da anni trasferita a Padova. La simpatia, il fascino e il brio di Raluca ha conquistato non solamente la giuria, ma anche tutti i presenti. E per lei, oltre al titolo di più bella, anche un'esclusiva bicicletta marchiata Pepe Nero a tiratura limitata. Ne esistono solamente 2000 esemplari. La
La serata è stata un grande successo e alla fine il gestore del Pepe Nero, Ivan Moretto, si rilassa in console. E siamo con Ivan di Pepe Nero. Senti, ma il prossimo lavoro allora è la console, mi sembra. Sì, sarà il prossimo lavoro, sarà quello, il DJ. Molto bene, il DJ. Ti vedo che eri già afferrato, hai già messo le mani. Grazie. Molto bene. Senti, grazie. Si è appena conclusa questa bellissima serata. Devo dire che è un'estate di grandi eventi qua al Pepe Nero. Sì, sono stato felicissimo di questa serata che dà inizio un po' agli ultimi colpi qua dell'estate, che da qui al 15 d'agosto saranno grandi serate. Devo dire che qui locale eventi. Ha sempre un'atmosfera meravigliosa, sia naturalmente l'ambientazione particolare, il servizio insomma di qualità, c'è sempre grande entusiasmo, poi diciamo grandi eventi, insomma Pepe Nero è veramente uno dei locali dell'estate. Sì, abbiamo costruito qualcosa di positivo. Ed è bella l'atmosfera che si respira, devo dire, in generale a Sottomarina. C'è un po' di vita da qualche anno a questa parte, grazie naturalmente a un po' di locali, un po' di imprenditori che si sono impegnati a portare un po' di vita in città. Insomma. Sì, l'imprenditore sta facendo una grossa parte per gli eventi, ma devo ringraziare anche l'amministrazione che ce li permette di fare, per cui un grazie ai nostri amministratori e al nostro sindaco in particolare. Molto bene, questo naturalmente aiuta la città a essere vissuta in qualsiasi momento della giornata e anche di sera, come era giusto, finalmente è tornata la vita, diciamo così, in città, e questa è una cosa bella. Sì, perché si può partire da far festa il pomeriggio sulle spiagge e finire alla sera sui nostri locali, che senza esagerare, nella giusta misura. No, sia nell'alcol. Si cerca di convivere con tutti, insomma. Sì, cerchiamo di fare il meglio, che tutti siano felici e contenti, come questa Natale. Sera, esattamente. Come questa sera. Grande Ivan, allora aspettiamo i prossimi eventi Pepe Nero, intanto complimenti per la tua estate. Ti ringrazio, grazie a voi per la serata. Ciao, a presto. Yes. Yes.